Il caro voli in Sicilia rimane lì, impostato, incardinato, insomma strutturato e resistente alle proteste dei cittadini. Eh sì, perché alla fine quelli che urlano a gran voce senza averne alcun riscontro sono solo loro, i siciliani, i familiari, i figli, usiamo un termine molto forte, ma che ha un significato molto figurato, buttati fuori dalla Sicilia, incapace di fruire delle loro professionalità e che li spedisce al nord e all'estero per farli sopravvivere. La regione fa un gran parlare sul tema, tanti proclami e tentativi di denunce, coinvolgimento delle autorità che dovrebbero vigilare, ma Schifani ammette che nei primi 6 mesi del 2023 le tariffe dei voli in Italia sono salite del 50% e talvolta i prezzi delle compagnie low cost sono addirittura superiori rispetto a quelle dei voli di linea. Prosit dunque, perché nell'antitrust né il garante dei prezzi sono riusciti a svolgere il compito per il quale sono profumatamente pagati dai cittadini. E dunque la vicenda sul caro voli diventa per i vertici delle istituzioni un post riempitivo, una nota da diramare nel giorno in cui non c'è attività da diffondere, un tema a cui ricorrere per essere presenti sulla stampa e sui social, un momento di vuoto comunicativo che permette di esserci pour parler. E giusto che siamo in tema, abbiamo voluto googolare, giusto per una prova, Milano, Catania, solo andata. E lì lo specchietto per le allodole funziona perché il prezzo è abbordabilissimo, ma se si aggiunge il ritorno, vola anche fino a 250 euro, che per un lavoratore che abita lì, paga l'affitto, tasse e il resto, proprio poco non è. Anche perché abbiamo fatto la ricerca oggi, 11 luglio, ed è prevedibile che nei prossimi giorni quella cifra lieviterà. È ancora molto. E anche il ministro Urso, siciliano, che è colui che a ramo potrebbe decisamente intervenire, non si impegna più di tanto. Vabbè, anche in quel caso lui è il rimborso, i voli glieli paghiamo noi cittadini.